Sei grasso da far schifo, ma adesso ti faccio vedere come ti gonfio ancora di più. Dalle minacce ai fatti, un episodio agghiacciante che ha visto protagonista un ragazzino di 14 anni, aggredito da un 24enne che lo ha violentato con una pistola d'aria compressa di quelle usate per lavare le macchine. È accaduto due sere fa nel quartiere Pianura di Napoli in un autolavaggio. Il ragazzino, che era lì fermo a guardare un gruppo di ventenni che si offrivano ai clienti di passaggio per pulire le loro vetture, è stato preso di mira proprio da questi ragazzi che hanno cominciato a deriderlo perché sovrappeso. Tutti e tre gli hanno rivolto parole offensive. Il 14enne ha subito in silenzio, ma improvvisamente uno dei tre amici ha afferrato il compressore e ha perpetrato la violenza nei confronti del ragazzino indifeso, che ora versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo. Ha subito lesioni multiple al colon e una grave emorragia, dicono i medici. Nel referto medico si legge che sarebbe stato l'apparecchio che viene usato negli autolavaggi per gonfiare pneumatici a provocare profonde lacerazioni e perforazioni intestinali al ragazzino. Prima di finire rianimazione, il 14enne ha avuto dei momenti di lucidità in cui è riuscito a raccontare come sono andati i fatti. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini. In stato di fermo, il 24enne, autore della violenza, denunciati i suoi due complici. L'accusa è di tentato omicidio.